Parashat Behar, che significa sulla montagna, inizia con Hashem che parla a Mosè sul monte Sinai dicendo: quando arriverete nel paese che io vi do, la terra deve riposare, sarà un sabato per Hashem. Quando abbiamo ricevuto la Torah, ci fu comandato di lavorare la terra e raccogliere il prodotto per 6 anni, mentre il 7º anno, l'anno di Shemitah, sarebbe un sabato per Hashem, dove dobbiamo completamente desistere dal coltivare i campi. Gli anni di Shemitah esprimono la nostra fiducia in Hashem, in quanto unico sostenitore. Non solo la benedizione di Hashem garantisce i nostri bisogni durante il 7º anno, ma si estende per 3 anni, in quanto la benedizione nel 6º anno porterà frutti per 3 anni. Il 6º anno sarà pieno e abbondante, tanto da bastare durante il 7º anno, l'anno di riposo, e la benedizione si estenderà al 1º anno del nuovo ciclo, che poteva anche essere mancante dopo un anno di fermo del lavoro della terra. La Chassidut insegna che ogni azione fisica ha un controparte spirituale. Il Rebbe spiega un bel concetto sul ciclo di Shemitah. I nostri saggi ci dicono che il ciclo di Shemitah di 7 anni corrisponde ai 7 millenni di storia. Per 6.000 anni l'uomo si affatica nei campi del mondo materiale e prepara il 7º millennio, un millennio che è totalmente Shabbat e tranquillità per la vita eterna. In altre parole, questa è l'era di Mashiach. La domanda, che cosa mangeremo nel 7º anno, può essere anche rivolta sul piano storico. Se i giganti spirituali delle generazioni precedenti durante i primi 5 millenni, patriarchi e matriarche, i profeti e i saggi del Talmud, non sono riusciti a realizzare un mondo perfetto, che cosa ci può aspettare da noi, che siamo esauriti e poveriti di spirito? Eppure il 6º anno sarà quello che benedirà e sosterrà il 7º. Hashem promette di sommare la sua benedizione ai nostri sforzi, in modo che essi nutrono il millennio sabbatico e oltre. Proprio perché le nostre risorse sono così scarse, ogni nostra prova e ogni nostro successo è tanto più significativo e molto più prezioso per Hashem. Come sempre, grazie per aver guardato e se ti è piaciuto il video, clicca mi piace e condividilo. E unisciti a quasi 200 altri iscritti, così puoi ricevere un nuovo video ogni settimana. Shabbat shalom a tutti!